forse fino ad ora non mi sono ancora presentata, ma adesso lo faccio. Io sono Lucia di Evoluc, gli esperti del cambio immagine. La frase che noi utilizziamo molto spesso per rappresentarci è questa: per cambiare immagine non serve stravolgerla, ma basta evolverla. Ed oggi vi voglio far vedere un modo per cambiare pettinatura senza tagliare i capelli, ma semplicemente raccogliendoli. Vi servono tre cose: la lacca, il pettine e le mollette. Come si fa? Allora, la prima cosa da fare è quella di spruzzare un po' di lacca sui capelli, un po' dappertutto. Poi, con il pettine, se avete un pettine a denti stretti, meglio, pettine a denti stretti, scusate, strapparlo, cotono leggermente la base, a grandi linee, proprio, tanto proprio per spettinarli ancora di più e per dare un po' di volume. Questo gli aiuterà nel momento in cui vado a raccoglierli. Proprio li spettino. Poi rimetto ancora un pochino di lacca e con il pettine prendo delle ciocche grandi, le attorciglio leggermente su se stesse e le punto. La molletta vado a puntarla seguendo la forma della mia ciocca, quindi in verticale. Poi con le mani prendo un'altra ciocca. Non serve che siano ordinate, potete prenderle un po' a casaccio. Scusate, sto facendo il disastro. Un'altra ciocca. Nel davanti magari state attenti a dividerle in maniera che siano armoniose. Adesso vi porto quasi sempre la riga di lato, quindi io lo girerò di lato questa ciocca, poi le posso anche ammorbidire, vado dai lati e continuo. Potete farlo anche con una riga come ho fatto io, senza riga, non ha importanza. Laterali potete anche non puntarli, ma tenerli dietro e puntare solo questa parte. Io adesso vi faccio vedere tutta la pettinatura, quindi raccoglierò anche questo lato. Se i capelli sono più corti, potete tranquillamente solo spostarli con il pettine, magari metterci un pochino di gel. Quando ho fatto il davanti, o lo lascio così, oppure anche senza guardarsi, prendo delle ciocche grandi dietro, le attorciglio verso l'alto e punto. Poi mi giro, vi faccio vedere come vengono anche dietro. Ultima ciocca. E siete in ordine. Quando ho finito mi metto ancora un po' di lacca e vi faccio vedere dietro, mi giro e vi faccio vedere. Questo è uno dei modi in cui si possono raccogliere i capelli, ma non è l'unico. Presto vi farò vedere anche qualche altra chicca per raccoglierli. A presto!